giustamente all'interno la marocchina Halima Achraf. La partenza è valida per questa semifinale, prima delle tre semifinali degli 800 metri, è partita subito molto forte Annette Negesa in prima corsia, adesso si andrà alla corda e Negesa molto ma molto avanti rispetto a tutte. E vediamo un po' quanto reggerà la giovanissima ugandese, dicevo 19 anni, compiuti il 24 aprile scorso. Poi c'è la Sum che si porta però lei a far l'andatura. 26-93 primi 200 metri, decisamente forte. Un po' troppo forte, insomma, sì, non bisogna andare dietro a questa atleta inesperta, bisognerebbe lasciarla un po' sfogare, a meno che poi non venga fuori la grandissima sorpresa. Intanto però ha preso le redini delle operazioni la Sum, intanto la Medos già si sta facendo gara in seconda corsia, sta sprecando un po' di energia di troppo Jenny Medos, ma è atleta esperta, dunque bisogna fare affidamento sulle capacità di autogestirsi. Adesso viene fuori Jenny Medos quando siamo al passaggio ai 400 metri, un passaggio veloce, 57 e 99, passaggio molto 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 veloce per una gara femminile. Jenny Medos in terza posizione. Pagheranno giustamente nella parte finale, se non calano adesso non ne avranno per la volata, soprattutto perché hanno mantenuto un ritmo forte, i primi 200 così forte li senti, 1.13, 1.14 ai 500, ai 4500. Ecco Jenny Medos che va a prendere il primo posto. Adesso invece all'esterno l'altra statunitense, la statunitense Maggie Vessey che va a prendersi il secondo posto. C'è Rusanova che è passata in prima posizione, qui ne passano due, dunque adesso lotta fra Medos, Rusanova e Maggie Vessey per i primi due posti. Dovrebbero essere cosa appaltata per Jenny Medos. La marocchina si è fermata, problemi per l'atleta marocchina. Nel finale allora Jenny Medos che prova a riprendere Rusanova, quantomeno a difendersi da Maggie Vessey che però lì dietro sembra averne. Attenzione a Maggie Vessey che rientra, Maggie Vessey molto più alta di Jenny Medos, va a prendersi il secondo posto della qualificazione, 1.58.75. Bella gara della Rusanova. Il risultato però